Ovviamente come ogni posto nuovo è comunque interessante, non è che sempre sottolineando le cose che uno non piacciono vuol dire esattamente sempre, come si può dire, criticare o pensare che noi siamo meglio, ma visto che spesso si vedono o si sentono sempre che da noi in Italia tutto è peggio, tutto fa schifo, tutto funziona peggio, un sacco di volte non è così. Ci sono pro e contro in ogni posto. Ovviamente cose che funzionano meglio in un posto funzionano meglio in un altro e viceversa. E poi è giusto ognuno dal proprio punto di vista, no? Ci sono quelli che parlano sempre che tutto va male, che c'è l'apocalisse, che il mondo sta crollando, ma poi ovviamente dall'altra parte c'è gente che continua a fare miliardi, non hanno nessun problema e per loro non esiste niente di tutta questa roba. Quindi è sempre interessante vedere il punto di vista di varie persone, secondo me. Ecco, di qua a sinistra andiamo a Città Vecchia, anche perché poi ognuno ovviamente segue quello che o gli fa più comodo o quello in cui crede, perché in realtà quello in cui noi crediamo non è la verità assoluta, anche se noi proviamo a cercarla, ma quello in cui noi crediamo alla fine è quello in cui decidiamo di credere. Quindi ovviamente ultimamente ci sono anche video che dicono che boh, tutto è meglio all'estero, andiamo sempre all'estero, noi l'abbiamo fatto anche per tanti anni, è vero, alcune cose funzionano meglio, ma è sempre una prospettiva, dipende uno cosa sta cercando e cosa vuole. Ultimamente si parla anche sempre di recessioni, apocalisse, distruzione, ma la realtà anche noi fino a qualche mese fa eravamo negli Stati Uniti, anche lì costruiscono cose nuove di fianco a gente che fa la fame ed è così in tutto il mondo. E molte volte ovviamente bisogna capire che siccome anche la paura e la sopravvivenza fanno parte dei nostri istinti più primitivi, parlando sempre di queste cose è come avere un aggancio per poi offrirvi anche una soluzione. Perché ovviamente molte volte la gente che vi parla di queste robe poi ha una soluzione pronta, tipo ah c'è l'apocalisse, c'ho qualcosa da venderti così ti salvi nell'apocalisse, il mercato sta crollando o il prodotto finanziario così ti salvi quando il mercato crolla, la tua vita fa schifo, ho una soluzione per te. E ovviamente ogni tanto funziona perché possono succedere cose del genere, c'è gente che ha prodotti o soluzioni per altri, ma molte volte è semplicemente per portarci in uno stato di disperazione in modo da poi venderci una soluzione. Così è sempre stato così da 2000 anni e come abbiamo potuto vedere di recente in 2000 anni non è cambiato molto ovviamente nella psicologia della gente. Invece io voglio vedere l'altro punto di vista, che dove c'è recessione e disperazione c'è sempre gente che queste robe non le vive, vedono opportunità in ogni angolo, provano ancora a diventare miliardari e nella loro testa quello non esiste niente, perché molte volte la recessione è solo nella nostra testa.